Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il 1 febbraio 2013 ha approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio da parte della società Terna SPA del sistema Flumeri-Sanc ed opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Così, dal 6 marzo in Valle Ufita, alle spalle dello stabilimento ex Irisbus e poco distante dall'altra grande industria di prodotti alimentari, si sta lavorando per la realizzazione dell'impianto Sanc, una sigla che sta a significare sistema di accumulo non convenzionale per l'energia elettrica. Eh sì, non convenzionale, perché si tratta della prima iniziativa in Italia e in Europa, quindi non esiste nel vecchio continente nessun tipo di esperienza di riferimento, tanto che, a detta dello stesso responsabile di Terna, quello che si sta realizzando a Flumeri è un impianto sperimentale della durata di 12 anni. La mia vita dal 6 di marzo è totalmente cambiata. Io non ho più una vita normale, non riposo più la notte, ho letteralmente abbandonato mio figlio perché non ho neanche il tempo di stargli dietro. Tra il lavoro e tutto il resto, praticamente non c'è più la spontaneità, la naturalezza di una quotidianità di una mamma, perché il mio pensiero è fisso su questo problema, in quanto non accetto che gli esperimenti vengano fatti a così poca distanza dalle abitazioni, non accetto che questo esperimento venga fatto qui, a Flumeri, un paese immerso nel verde, nella natura che può dare tanto. Lettera alle mamme. Care mamme, se anche voi tenete a cuore il futuro dei vostri figli, non lasciate che tutto vi scivoli addosso, perché poi non servirà a nulla piangere, sarà troppo tardi. Tutti dicono che è già troppo tardi, ma posso garantirvi che non è così. Qualcosa si può ancora fare. Perché soccombere in silenzio? Perché lasciar rovinare la natura che ci circonda e che è già sofferente? Flumeri è un luogo meraviglioso, ricco di storia e di cultura, e io da flumerese non me la sento di stare a guardare, mentre ci violentano un territorio che ancora può dare tanto. Perché rischiare di perdere un tesoro così prezioso e non augurare ai nostri bambini un domani proprio qui, nel nostro piccolo mondo, non valorizzato da nessuno e soprattutto da noi stessi? Sarà anche colpa nostra, saremo complici, perché siamo più intenti a curare la casa, i nonni, la famiglia, il lavoro. Non è giusto, non basta. Se Flumeri non sarà più la collina verde ricca di campi di grano, oliveti, vigneti, orticelli e aria sana, sarà anche colpa nostra, perché abbiamo lasciato che altri facessero per noi. Ora basta. Chi di voi ha un po' di amore per il paese in cui vive? Chi di voi ha un po' di amore per il proprio bambino e non vuole che si dica che vive nel paese che potrebbe avere la più alta incidenza di patologie tumorali e soprattutto nel paese degli accumulatori sperimentali che deturperanno il nostro territorio e potrebbero mettere a repentaglio la nostra incolumità? Mamme, cercate di essere partecipi alle iniziative che si stanno intraprendendo, così un domani potrete dire di non avere scrupoli di coscienza. Potrete dire di aver fatto di tutto per garantire a Flumeri e ai vostri figli un domani più sano, immerso nel verde, un futuro legato alle tradizioni di questa terra che non è affatto sterile. Lo sarà se installeranno le batterie e la centrale di Terna e prima o poi tutti andranno via. Chi ama suo figlio faccia qualcosa, scenda in strada a manifestare, questo problema è di tutta la comunità. Firmato una mamma che non permetterà che il proprio figlio e il proprio paese corrano questo rischio. Qual è la necessità di costruire un simile sistema?
Come spiegato da Terna, l'attuale rete elettrica, per via della limitata capacità di trasporto, non sarebbe idonea ad evacuare in sicurezza tutta l'energia generata dalle fonti rinnovabili, determinando l'insorgere di congestioni di rete. Queste ultime sono causa di incremento dei costi per il sistema di trasmissione nazionale, di cui Terna S.p.A. è gestore. Il sistema di accumulo non convenzionale permetterebbe di sbloccare l'energia prodotta dai numerosi parchi eolici presenti sui territori circostanti. Si prevede quindi a Flume l'installazione di una potenza complessiva di 12 MW ottenuta con circa 89.500 celle collegate fra loro. Si tratta in sostanza di pile costituite da sodio e catodo da zolfo allo stato liquido. La temperatura di impiego delle pile è di circa 300 gradi. In impianti basati su tale tecnologia sono già avvenuti 3 incidenti nel 2005, nel 2010 e nel 2011. Per quest'ultimo in Giappone sono state necessarie 8 ore per dichiarare l'incendio sotto controllo e 15 giorni per il definitivo spegnimento. Come ha fatto notare la famiglia Merluccio, nel raggio di 400-500 metri dall'impianto sono presenti abitazioni ad uso civile nonché diversi stabilimenti industriali in cui si trattengono ogni giorno centinaia di persone. E questo uno degli aspetti più contraddittori. Non ci sono masserie, tengono a precisare i residenti, bensì abitazioni e aziende agricole costruite negli anni tramandate di generazione in generazione. Lavoro, sacrificio e già una decina di casi di patologie tumorali, purtroppo anche infantili. Sono diversi i cittadini che hanno aderito al Comitato Noterna e stanno portando avanti una battaglia legale inviando un esposto alla Procura della Repubblica e altri enti interessati, mentre l'amministrazione comunale ha deciso di far ricorso al Tribunale Ordinario per temuti danni alla salute umana utilizzando la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del Codice Civile. C'è una diatriba in atto perché non si è capito se vorrebbero legare le due aree interessate dal sistema di accumulo mediante un sistema da installarsi sottoterra ovvero per via aereo, e sembra che stamattina non avessero le autorizzazioni, ecco perché la cittadinanza si è allertata e ha fortunatamente dissuaso i lavoratori quindi a continuare l'installazione. Il comitato ha assunto il ruolo di sentinella del territorio, anche se come in tanti casi simili le forze sono davvero esigue. Nonostante ciò hanno messo su due sit-in di protesta quando lunedì 7 aprile sono state ritrovate delle lastre di cemento durante gli scavi e giovedì 10 quando le ditte che lavorano per la società energetica si stavano dirigendo a picchettare un'altra area inserita nel progetto. Stanno facendo dei lavori per permettere che le basi in cemento poi permettano l'installazione successiva delle batterie, anche se però le ultime notizie ci dicono che avrebbero trovato dei resti di un capannone risalente all'incirca gli anni 70, la cui copertura, almeno per quanto ci è dato di sapere da fonti non ufficiali naturalmente, si tratta di materiale non legato a costruzioni in cemento, ma sicuramente di diverso tipo, per cui probabilmente sembra che debba essere smaltito in modo diverso da quello convenzionale. Stamattina c'è stato un presidio da parte di vari cittadini proprio per consentire agli addetti ai lavori, specie dell'ARCPAC, di verificare se effettivamente la zona andrebbe o meno bonificata. Infatti trattasi di materiale del tutto difforme da quello in cemento, per quanto sia stato poi millantato dalle autorità di Terna stessa, e per cui noi speriamo che le stesse provvedano a bonificare l'intera zona prima di portare a termine il lavoro. Però in ogni caso siamo preoccupati perché ove mai il lavoro terminasse prima ancora di bonificare l'intera opera, io penso che i cittadini potrebbero fare poco o nulla. Ebbene, questa volta ce l'hanno fatta, ma lo scontro si consumerà fra autorizzazioni e pareri tecnici. Si aspetta infatti che la Procura beneventana prenda in considerazione il sequestro cautelativo dell'area.
E nel mentre la quotidianità in Valle Ufita è diventata un inferno, persino la notte non si riesce a dormire, quando il faro di vigilanza a cadenza regolare si allunga fin dentro le stanze da letto di queste famiglie. Ma questo sarebbe il fastidio minore, i cittadini temono ben altro. Comunque loro non si arrendono, ce lo ripetono in continuazione durante la nostra visita. Non ci fermeremo qui. Noi non staremo qui a guardare, non staremo più zitti, perché abbiamo già visto troppo e stiamo vedendo le omissioni di tutti e il coprire situazioni incresciose da parte di tutti, né più né meno. Per cui la nostra speranza è che qualcuno accolga questo appello e che soprattutto le mamme sensibilizzate veramente ci siano vicine e nel caso di una manifestazione che speriamo di fare presto siano partecipi. Si punterà d'ora in poi ad informare il più possibile. Il comitato girerà per le contrade e poi per il paese e in quelli limitrofi, perché non tutti sembrerebbero aver compreso di che cosa si stia parlando. E anche se sono solo poche voci, dicono di volerlo fare per tutti, purché non si permetta di scavare una fossa ai propri figli.